potete capire per quale motivo le persone nel mondo non guariscono. Capite ora le difficoltà, capite che l'alimentazione non sarà mai abbastanza per uscire fuori dalla fibromialgia totalmente, non sarà mai abbastanza. Però le persone, piuttosto che andare a lavorare su loro stessi, si focalizzano sulla banana bio, la banana no, così, quindi ci distraiamo, è un po' come procrastinare un po'. Sì, ho capito che la situazione è un po' più complessa di quello, però io mi focalizzo sull'alimentazione perché ho paura anche un po' di gestire il resto. Poi abbiamo sempre quelle tendenze autolesionistici, quindi non ci precludiamo la vincita già a priori, no? Quindi dobbiamo lavorare un po' contro le nostre tendenze naturali, un po' per sabotare quelle tendenze di sabotaggio di noi stessi. Esatto, no? Abbiamo capito perché la somministrazione dei farmaci non poteva funzionare, cioè il mondo medico ha adottato un approccio sbagliato verso questa malattia. Meno male che sta cambiando, meno male che sta cambiando. Quindi la malattia non è incurabile, è semplicemente che l'approccio, diciamo, ci voleva un altro approccio, perché noi siamo delicati, siamo sensibili, siamo fortissimi, ma abbiamo bisogno di essere un po' trattati un po' con i guanti all'inizio, depurati, e poi dopo andiamo e siamo fortissimi dopo. Tu ti senti forte? Fortissima. Fortissima, ok. Abbiamo parlato del nostro subconscio, e il messaggio dell'etereo per il nostro subconscio è: possiamo stare meglio visto che è incurabile. Io sarei contenta anche solo con 60-70%. Ok, quello è sempre anche la nostra voglia di precluderci sempre la vincita, il 100%, essere soddisfatti o orgogliosi di noi stessi. Quindi cosa facciamo? 60-70%, no, dobbiamo puntare al 100% e non accettare nessun dolore alcune. Io non ho nessun dolore nel mio corpo, io ho 55 anni, io non ho un dolore nel mio corpo, cioè 55 anni, e voglio, voglio continuare a mantenermi così, certo. Cioè non è che neanche io dico, io vabbè, qualche dolore dovrei avere, perché tanto ce l'ho l'età, no, non li voglio neanche con l'età, no? E io ho sempre puntato al 100%, decido io dove voglio andare con la mia mente, 100%, non accettate di meno, perché il più è possibile, il 100% è possibile, e solo quando voi vi puntate al 100% ci arrivi. No, se ci punti a 60, ci arriverai a 60, perché dopo che sei arrivata a 60 non è che succede qualche miracolo che vanno via gli altri 40. No, noi dobbiamo incrementare sempre la nostra energia. Meglio che noi stiamo, più ci focalizziamo su noi stessi, perché stiamo meglio, possiamo impiegare quell'energia verso noi stessi per poter puntare al 100%. E siccome questi dolori sono determinati a un certo punto dal nostro comportamento, dalla nostra emotività, sapete benissimo cosa dovete fare. Dovete volervi bene, dovete trattarvi bene. Per quale motivo non ho i dolori o non hai i dolori? Perché ti gestisci emotivamente diversamente. Quindi abbiamo lavorato sull'impossibilità di una ricaduta e del perché questo non è una cosa che dovete temere, una ricaduta. Sapete benissimo, ancora una volta, dove dovete guardare se avete qualche sintomo. In modo molto gentile e paziente dovete guardare a voi stessi, dovete guardare un po' a quello che voi state facendo. Quindi abbiamo parlato mesi del nostro subconscio e siamo diventati anche un po' esperti nel nostro subconscio, la gestione del nostro subconscio, e avete capito alla fine come mai la fibromialgia teneva in scacco un po' tutto il mondo e per quale motivo se noi non gestiamo un po' quello che noi stiamo pensando di noi, degli altri, del mondo, delle nostre capacità e le frustrazioni, le rabbie e tutto il resto, così stiamo praticamente lavorando
lavorando contro noi stessi e facendo sabotaggio ad ogni passo, ad ogni singolo passo. E visto che siamo sotto l'influenza del nostro subconscio, tutti quanti, ok, non ci rendiamo conto e creiamo mille scuse per legittimare quello che stiamo facendo. E vediamo comunque che andare avanti sembrerebbe impossibile e lo chiamiamo destino. Invece non è destino. Cioè, quindi questo guarigione al 100%, e sì, è come, ma dipende di un impegno al 100%. Quindi per uscire fuori dalla fibromialgia abbiamo dovuto affrontare tutto ciò che ho descritto sopra. E iniziate a capire che grande, grandissimo lavoro avete fatto su voi stessi in quest'anno qua. Ci sono i guerrieri che stanno seguendo anche il DVD, avete fatto veramente un grandissimo lavoro e dovete veramente sentirvi orgogliosi di voi stessi, perché sai, a risentirlo così uno dice ammazza. No, diciamo che tante volte io mi dimentico un po' adesso che sto bene del lavoro fatto, sì. Invece esatto, è bene ricordarsene, perché posso dire che siamo stati tutti bravissimi. Bravissimi, veramente. No, perché lo so che a sentirlo così uno dice, però... Allora, e questa sensazione di orgoglio è completamente diverso da quando siete arrivati qui e vi siete sentiti strani, alienati, impediti, falliti, no? Con qualcosa in meno degli altri. Quelli sono tempi passati, e perché ora siete un gruppo, un grande gruppo di persone che sta prendendo in mano la propria vita, ed è una partita, una sfida che voi avete voglia di fare e avete voglia di vivere, una voglia di vivere che prima non c'era. Io ho parlato tutto il giorno con te oggi di questa voglia di vivere che, cioè, lo facciamo nascere come un rogo dentro di noi, no? E dovete sentirvi orgogliosi di voi stessi, è un vostro diritto, è un vostro dono. È questo, ed è una cosa che vi trainerà per tutta la vita, e dovete alimentare la vostra autostima e la vostra voglia di fare per voi stessi. Poi abbiamo lavorato su tanti atteggiamenti nocivi, quanti, no? Vivisezionandoli una ad una. Io mi ricordo sul DVD che c'è, ho letto la lista di atteggiamenti nocivi, no? E c'era la Francesca che diceva ce l'ho. Io lo so questo, ed è per questo che vi ho fatto notare ciò che da soli non calcolavate. Sì, perché questa malattia, vediamo cristallino quello che stanno facendo gli altri e non abbiamo una chiara lettura dei nostri atteggiamenti e delle nostre azioni. Io ho ancora persone che... Anzi, Francesca, c'è proprio giovedì che mi ha detto, Evelyn, c'è proprio lei, mi ha detto, Evelyn, c'ho questi 5-10% dei dolori, ma quando è che se ne vanno via? Tu cosa stai facendo? No, mi sto procrastinando un po', mi sto... così. Allora, è quello, no? Cioè, non è un'equazione matematica. Più che ci impegniamo per noi stessi, più che vedremo anche il 100%. Tu, l'ultimo 5-10%, com'è stato per te? È stato il più difficile, perché è stata la parte in cui mi arrabbiavo, perché non capivo, dicevo, caspita, sono al 95 e non riesco ad arrivare a 100. Cioè... ero felice, ma non avevo quel rogo, quella cosa che tu hai descritto prima. È quello. Che deve essere quello, e adesso mi sento esattamente così. Esatto. Ed è stato difficile da raggiungere. Però l'hai voluto. Però a un certo punto mi sono detta, no Silvia, non ti puoi accontentare del 95, esatto. Devi arrivare al 100, perché si può arrivare al 100, esatto. E tu lo sai. E da quel momento lì c'è stato lo scatto finale, veramente... Esatto, la tendenza è sempre di diminuire l'energia, perché poi la vita succede, noi siamo lì a riprendere la vita, perché è tanto tempo che non viviamo e dimentichiamo di quel 5-10% che noi dovevamo impegnare le nostre energie là, e poi dopo c'è sempre quel subdolo meccanismo che dice...
Vabbè, 95. Esatto. Diciamo ci possiamo anche accontentare per come stavamo, eccetera. Non sono gli altri che sono il problema, non è il contesto, oppure questi 5% mi libererei se avesse un altro lavoro. Sì. No. Se si tende un po' quel 5 a sbatterlo addosso agli ma perché esatto. mia mamma, mio fratello, mia esatto. zia, no, non è sì. così. Esatto, non è così. Esatto, cioè, quindi dobbiamo vedere, avere una chiara lettura sempre continuamente delle nostre azioni. Body and soul, totalmente e per sempre, come non sono mai stata amata prima nella vita. Lo dico forte, lo urlo ai venti, sono pronta per la sfida della mia vita. Amare, amare me, sì, amare, amare me, amare. Amare me, corpo e anima, body and soul. Amare, amare me, amare, amare me.